Amici di Music Box, per una nuova puntata di Backstage Live. Oggi apriamo questa puntata con un artista particolare. Io sono con la maschera perché sto presentando Anonimo Italiano. Ciao. Grazie a te, mi fa un po' effetto parlare con... Ci sono rimasto affezionato un po', ti dico la verità, perché è stato un periodo storico questo qua, importantissimo, in questo anonimato di maschere, di travestimenti, depistaggi, fughe, perché tutti cercavano poi di capire chi fosse questo Anonimo Italiano, no? E quindi mi fa effetto, ti ringrazio della sorpresa che mi hai fatto. Ebbene, noi dopo parleremo con te, però adesso ci vediamo insieme, la puntata dei Senza Respiro. Siamo andati a Milano, il gruppo hip hop, un gruppo molto interessante, quindi restate con noi. Sono un ragazzo che ha fatto della sua dote una passione. Leggere attenzione, la mia condizione si basa con diversi tipi della concezione. M'è fatto comunione, imparato la lezione. Cerco nuove sfide, mettendovi due righe, prendendomi le brighe di chi vuole uscire. Se sei l'ascolto, sono sempre pronto. Oggi siamo davvero in una situazione molto molto interessante. Sono molto curioso di conoscere Senza Respiro. Allora iniziamo da Extremo, Track, Raul e DJ Clock. E su questa bella presentazione io lancio la loro scheda tecnica Backstage Live. Dove siamo, ragazzi? Ma qua ci troviamo al Prestudio Vibes di Garbagnate, dove stiamo finendo l'ultimo album. E niente, fuori c'è una pioggia tremenda, poi tra l'altro poi voi adesso ci avete fatto l'ospitata, spettacolo, quindi... Dove nascono i vostri pezzi? Nascono proprio perché parlano di noi, quindi noi ci ritroviamo come ogni giorno la maggior parte del tempo in studio e creiamo quelli che sono i nostri pezzi che parlano di noi e continueranno a parlare di noi, della gente e delle nostre emozioni. Degli arrangiamenti delle basi si occupa Extremo e DJ Clock. Poi ovviamente i testi sono scritti tutti quanti da noi insieme, poi dopo in studio li tagliamo e vediamo quale tenere e non tenere per far sì che venga fuori una bella canzone. Mentre i bambini nascono nel mondo nuovo, un altro ogni secondo dice che peccato, adesso muoio solo perché non ho... L'album si chiamerà molto probabilmente Basta Vivere di Sogni, che è un doppio senso ovviamente, perché può essere un po' pessimista, perché la gente magari dice ah no vabbè, allora la gente smette di sognare, ma invece non è così. E il titolo dell'album dice basta vivere i sogni, pensiamo alle cose concrete, non più sogni. Già visto, basta vivere di sogni, trascinare con gli sguardi, complici della tua infanzia. Ma comunque in realtà canto io e canta Track, il ragazzo interessato prima. E canta anche se diciamo che anche Estremo si diletta nelle sue parole malate, perché questa persona qui è veramente malata. Noi tra l'altro diciamo sempre che noi siamo proprio fortunati, perché abbiamo creato, diciamo, non è proprio un gruppo ma una famiglia. Noi viviamo con la musica ma proprio anche fuori dalla musica, quindi siamo insieme ai parchetti, ridiamo, cioè facciamo le nostre cazzate, ridiamo. Le cazzate sono numerose, no? Però vabbè, quando si parla di lavorare, perché col tempo poi prendi più voglia di, o meno, di fare una cosa seriamente, capito? Perché il progetto deve essere, è come un lavoro, bisogna lavorare bene, seriamente, c'è anche il periodo per scherzare. E col tempo l'abbiamo imparato questo. Il progetto Senza Respiro sussiste da 8 anni. Comunque noi ci siamo conosciuti nel 2000 e nel 2001 proprio abbiamo parlato di proprio quello che vogliamo fare, che vogliamo comunque creare noi Senza Respiro. Quindi ore e ore e ore nelle cantine, mi faceva uscire i calli alle mani a pure di suonare, di ultimamente iniziare. Ha cambiato i polpastrelli, dice, come, perché ci aveva consumati. Nelle cantine a suonare di notte, arrivavo dalle 10 di sera fino alle 5 del mattino. Cos'è per voi la trasgressione?
La trasgressione, ecco, è una cosa tipo del genere. Io ti posso dire, anche il cameraman è trasgressivo, al suo modo, ma è trasgressivo. Non vedi il maglione giallo? Per lui è un tipo di trasgressività. Io, guarda come sono vestito, sembra un mezzo zingaro, no? Però è la mia trasgressione. Poi c'è anche quello che, non so, si finge, tra virgolette, donna, e allora anche lì è trasgressivo. È sbagliato quello che si sente dire in giro, sinceramente, perché sembra quasi che è un male la trasgressione, invece no. Sinceramente mi ha sorpreso quello che ha detto Estremo, perché penso che ha detto tutto quello che doveva dire. C'è una persona, io penso sempre che si vesti o ha proprio... o ha proprio il suo modo di fare e il suo modo di essere. Come tanti gruppi abbiamo il nostro MySpace, che è MySpace/senza respiro, e lì è la nostra vetrina digitale, dove lì potrete accedere ai vari link, ovviamente, e accedere anche ai megastore digitale, perché le nostre canzoni, i nostri download sono scaricabili, tipo messaggeria, iTunes, eccetera, eccetera. Ebbene ragazzi, è arrivato adesso il momento di alzarci, di smontare la poca loro strumentazione, però di caricare tutto quanto in macchina, di andare al My Bali, di seguire il soundcheck e il concerto, per cui restate con noi, non cambiate canale, Backstage Live. Oh, 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 oh. Senza respiro. Allora, Senza respiro deriva dai primi tempi che avevamo creato il gruppo io e DJ Clock. All'inizio era sul modo in cui usavamo il nostro rap, facendo parole senza respiro, senza prendere fiato, quindi erano testi molto lunghi. Quello è stato l'inizio del nome, ok, chiamiamolo Senza respiro. I Fiadela, qui in milanese, senza sciato, il calabrese, no? Diego, entra proprio in Senago, vai dove c'è, passa da Lazzaretto, che da lì passiamo per la Comasina per prendere la tangenziale. Io soffrivo d'ansia e mi mancava il respiro, mi venivano gli attacchi di panico. Allora dovevamo trovare il nome per questo gruppo. A un certo punto ho detto, cavoli, mi manca il respiro, di qua dire le canzoni rappate di solito manca sempre di fiato, chiamiamoci Senza respiro. E da lì è partito il nome del gruppo. Questo è il nostro primo CD, SR, come di cui parlavamo oggi pomeriggio. E sai cos'è? Che quando guardi questa copertina ti viene da pensare tanto, i primi ricordi, no? In cui eravamo assieme, quindi fa pensare tanto.